Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi sono qui per rispondere a una richiesta di Bonnie Bau, alla quale mando un mega bacio, ciao cara, la quale mi ha chiesto di fare un trucco sui toni del marrone e del rosa. Vi faccio vedere meglio il risultato finale da questa parte. Ecco qui, ho utilizzato un marrone scuro sulla palpebra mobile e un ombretto rosa bello luminoso nella piega, sfumandolo verso l'alto. Questi due ombretti li ho presi dalla mia solita palette Sleek Makeup. Ecco qui, ed è la Storm, una palette che sto utilizzando tantissimo in quest'ultimo periodo, e ho utilizzato principalmente questi due ombretti, appunto il marrone scuro sulla palpebra mobile e il rosa nella piega sfumando verso l'alto. Dopodiché ho utilizzato un ombretto chiaro come punto luce, una matita eyeliner sul nero, una matita color carne e tanto 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 mascara sia sopra che sotto. Scusatemi per le sopracciglia, non le ho fatte ma le farò presto dopo questo video, e nulla, vi mando un grosso beso e se vi va seguite il tutorial. Allora, ecco qui, anzitutto ho applicato come sempre la mia base, quindi fondotinta, correttore, cipria eccetera, e poi ho applicato un blush di Essence, ovvero questo qui, il Silky Touch Blush, ed è il numero 30 Secret It Girl, che è un bellissimo color arancio. Dopodiché sulle labbra ho applicato una matita labbra che mi piace tantissimo di Essence, la numero 07 Cute Pink, che è bellissima, è fucsia e mi sta anche finendo. Ho contornato le labbra, ho sfumato verso l'interno e poi ho utilizzato questo gloss di Kiko, che è l'Extra Volume Lip Gloss ed è il numero 09 ed è un bellissimo rosa, ecco qui, pieno 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 di brillantini. Dopodiché ho utilizzato la mia solita base preferita, il Love Stage di Essence, anche se anche quella di Kiko non è male, anche quella di Too Faced mi piace tantissimo. L'ho fissata poi con della cipria e adesso vado a prendere, ups, ecco qui, andiamo a fissare un po' questi capelli, che tra l'altro li ho anche tagliati, non so se avete notato. Comunque vado a prendere da un'altra palette di Sleek Makeup, questa volta è la Primer Palette, eccola qui, dove all'interno ci sono 12 ombretti cremosi da utilizzare appunto come primer oppure come ombretti sulla palpebra mobile. Vado a prendere questo marrone scuro, che è bello scavato, e lo vado ad applicare con questo pennellino a setole dure di Douglas, dovrebbe essere penso il numero 12, aspettate, gira la ruota, ecco qui, numero 12, quindi ne vado a prendere un bel po' e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Tra l'altro è anche un bellissimo colore e mi piace parecchio. Anche lasciarlo così sulla palpebra mobile senza poi applicare altri ombretti, boh, secondo me sta bene. Comunque mi vado a mettere un po' sulla palpebra mobile e sfumo subito perché altrimenti gli ombretti vanno nelle pieghe. E poi ecco qui, faccio una specie di V in questo modo e vado a sfumare bene l'ombretto. Ok, vado a prendere subito un altro pennello, questa volta di Sephora, questo qui doppio che a me piace tanto. Vado a prendere la palettina Storm di Sleek e vado a prendere il mio ombretto marrone scuro e lo vado ad applicare in modo così grossolano sulla palpebra mobile. Scusatemi, ma non sono più abituata a fare tutorial. Ecco qui. In questo modo e poi
anche in questo modo. Ok, adesso vado a prendere un pennellino di eyeliner, questo qui è di Essence, vado a riprendere sempre il marrone, scuoto l'eccesso e lo vado ad applicare sotto le ciglia inferiori. Scusate. In questo modo qui. Ok, adesso vado con il dito a sfumare qua sotto. E poi vado a prendere il pennellino numero 13 di Sephora, che è il mio preferito. E vado a sfumare bene i contorni. Porto il colore un po' anche sulla palpebra fissa e lo sfumo bene in questo modo. Ok. Dopodiché vado a prendere con lo stesso pennello da sfumatura di Sephora il rosa, bello luminoso. Ne prendo un bel po', sbatto e lo applico nella piega e sfumo. Sfumo bene verso l'alto. In questo modo. Ok, ne vado a prendere ancora un po' e lo riapplico. Questo tra l'altro è un trucco che va benissimo a tutte, sia per chi ha gli occhi verdi, gli occhi castani, gli occhi azzurri, per chi ha i capelli rossi, castani, biondi, perché il marrone comunque è un colore che sta bene a tutte. Rivado appunto a riprendere il mio marrone matte scuro e lo riapplico sulla palpebra mobile. In questo modo qui. Ok. E con la palette Sleek abbiamo finito. Dopodiché vado a prendere l'ombrettino di Sephora, che è il numero 25, un color porcellana, e con un pennellino da supermercato, direi, lo vado ad applicare sotto il sopracciglio, in questo modo, e anche qui. All'angolo dell'occhio. In questo modo. Ok, dopodiché vado ad applicare una matita color carne. Io utilizzo questa qui di Yves Rocher della linea Luminelle all'interno dell'occhio. Ok. E poi vado ad applicare una matita eyeliner nera, utilizzo la Long Lasting Pencil di Essence, la numero 01 Black Fever nera, e la vado ad applicare solo, scusatemi, ed esclusivamente sopra. Aspettate, sono scomodissima quando devo applicare le matite su. Ole. Ok, in questo modo qui.
e allungo, faccio la mia codina come qui. Voilà. Dopodiché applico un mascara e utilizzo questo qui di Essence, lo Smoky Eyes Mascara della linea Multi Action, e lo vado ad applicare sia sopra che sotto. Oh, forse ce la posso fare? Sì! Ok. E anche un po' giù. Ok. Bene ragazzi, questo è il risultato finale. Spero, non lo so, vi piaccia e spero che anche alla mia amica Bonnie Bau, alla quale mando un grosso beso, piaccia questo trucco. E nulla, io vi mando un grosso beso e sicuramente farò il video in collaborazione con Giorgia, che caricherò prima di questo tutorial, quindi l'avrete già visto. Niente, ci vediamo al prossimo video ragazze, ciao ciao!